Ballo io o balli tu? Dobbiamo farlo stacchendo. Allora, oggi argomento nuovo. Allora, Bob, oggi è difficile anche per me argomentare quanto andremo a discutere, perché rischio di toccare una zona minata. Mi spiego meglio. Bob oggi mi ha detto una cosa che mi ha stuzzicato, non solo Bob, ma una serie di trattative attorno a questa macchina, non di oggi, ma di qualche settimana fa, o quando ha visto questa macchina, Bob ha detto: questa è bella, però non ci devi fare tanto. Stessa cosa che mi dicono tutti quelli che la agganciano in rete. Perché mi dici che c'è un prezzo della macchina così com'è? Perché mi dici che devo pagare di più per averla a posto? La macchina è perfetta. Bob, tu fai in giro attorno alla macchina e da neofita potrebbe sembrare una macchina perfetta. Cioè, questa l'ho comprata da un ragazzo che su mie indicazioni l'aveva presa, poi per mille e una ragioni ha abbandonato la sua voglia di collezione Corvette e gliel'ho comprata per rivenderla. Secondo te, se la macchina non fosse buona, la comprerei? No. Direi assolutamente di no, vedi che fa così anche con la telecamera. Però si genera dell'imbarazzo quando il cliente mi chiama e nasce questa diatriba legata al fatto che scrivo due prezzi in rete o che ti comunico due prezzi. Uno della scatola, dentro la quale tu ci fai i lavori, uno della macchina perfetta se tu non ci vuoi fare i lavori e li vuoi fare da me. E allora scatta il delta di differenza, non spiegato secondo loro dalle immagini, perché se questa macchina, ce lo dicono le due totali, o le foto su internet della mia inserzione, che sono le foto di questa macchina, non sono le foto di un'altra come fanno altri, quindi le foto della macchina di cui stiamo parlando, tradiscono e ti dicono che la macchina è perfetta perché mi chiedi una differenza. Quasi da pensare che la differenza te la chiedo per gioco. No, ragazzi. Allora, questo che voi vedete, questo teatrino, lo fanno in rete 80 venditori su 100 per venderti del fumo, per venderti una macchina che non è come potrebbe essere in apparenza. Partiamo da questo concetto. Questa macchina, perché ho detto che non l'avrei comprata se non fosse buona? Perché è una C2 del 66, 327, matching, quindi col telaio che si sposa col motore, con un telaio perfetto, duro come il muro, una meccanica che mi ha portato in giro qualche settimana, perché prima di comprarla e prima di fargli l'assegno ho voluto usarla, poi la parcheggiavo magari lontana dalla scuola per non farmi dire: Mauro, sei in giro con la macchina da fare, vedi qua per esempio, vedi le cazzate che mi disturbano, no? Vedi il bordo del vetro. Questo fa sì che uno come il mio amico Bob mi dice: ma Valli, non è una macchina delle tue, no? Quando ti avvicini. Ma ora, Franco, faccio una domanda a te prima di andare avanti. Tu decidi di comprare una macchina così. Primo passaggio che fai? Neofita, prima ancora. Aspetta, di informarti. Comprarla da te o la sto comprando in giro? No, tu sei uno dei tanti clienti della rete che nel salvadanaio trova 60, 70, 80, 100 mila euro e sogna una Corvette C2, consapevole che il prezzo che noi troviamo è da 60 a 100. Potrebbero costare di più quelle con il 454, con il tripower, insomma, poi ci addentriamo nelle specifiche un po' così. Però tu, cliente della macchina americana o della macchina d'epoca, ti spingi a comprare una Corvette C2. Allora, non conosci nessuno. Il mio primo approccio è: da solo non ci vado, Mauro, mi conosci, cioè, ma non perché potrebbe essere anche 5.000 euro, ma da solo non ci vado. Il mio approccio personale è quello. Se decido di andarci, dovrei affidare a qualcuno. Il mio primo dubbio sarebbe la meccanica. Meccanica è sulla base di quello che mi hai insegnato, ma siccome non ti conosco, dovrebbe essere il telaio, quello che tu hai già detto essere un telaio, allora, super. Mi hai risposto solido. Bene, ma mi hai risposto da uomo d'automobili. Tu vivi le automobili e vivi i problemi. Per cui potresti essere più sensibile, la tua soglia di attenzione è più alta, dici: cazzo, prima di farmi fregare facciamo. Mentre invece, nella maggior parte dei casi, tra 60 e 100 si sceglie di spendere 60. Cominciamo ad andare in rete, cominciamo a fare la conversione in dollari, cominciamo ad andare a vedere i video di chi le pubblica, poi che sia un video di un anno, di 15, fa niente, in quel momento sei abbagliato dall'oggetto. Ti trovi un teatrino come quello che abbiamo montato oggi della nostra regia, no? Due totali, una macchina lucida con il nero gomme, una carrozzeria omogenea, capito? Arriva il Bob con i 60 in tasca, bene o male. E il cliente che mi chiama, al quale dico un numero diverso da quello che lui ha trovato in rete, mi dice: ma io l'ho trovata là. Quindi la macchina, secondo lui, a prezzo affare, dice: non la compro da Mauro Valli, non la compro da Pinco Palla, non la compro in Italia, no, non additiamo me, non la compro in Italia perché sono bravo furbo
e compri in rete col dollaro 1,20 e porta a casa la macchina. Arriva questa macchina. Benissimo. Arriva e dici, cazzo, ma sai chi non è esattamente come l'avevo vista nel video? E non ha ancora verificata la macchina, eh? Non ha potuto provarla, ha dovuto fidarsi di un broom in un video, ha dovuto fidarsi di quello che ha detto il venditore di là. Non hai a che fare con un numero di cellulare italiano che ti risponde ad ogni minuto, sms, messaggi, email, certo. Che cosa mi hai dato? Hai a che fare con un venditore scomparso. Non c'è più. Si dà il caso che quello che ti ha venduto la macchina non lavora più neanche lì, o comunque si passano la palla uno con l'altro, perché a noi in Italia mandano tutte le macchine piene di guai. Quelle fighe se le tengono loro. Partite da questo presupposto, ragazzi. Non ci danno le macchine più fighe del mondo al miglior prezzo a noi che viviamo qua. Il mercato figo delle macchine fighe ce l'hanno di là. Quindi se la vuoi super, la vuoi bella, devi pagarla tanto. Ti faccio una bella perizia. La prima cosa che posso fare insieme a te, che l'hai comprata, è farti fare il giro della carrozzeria. Quindi non solo spiego a te che hai comprato la macchina in America pensando che non dovessi andare dal carrozziere, perché le immagini ti avevano detto quello che ti dicono le mie foto del mio sito internet. Solo che quando chiami me e mi dici che bella che è, io ti dico no, è bella perché è omogenea, ma non è perfetta come pensi che sia dalla foto. Vieni a vederla, perché questo è Mauro Valli. Non ti faccio, non sono ingannevole, ti dico subito che la foto non corrisponde al vero, nonostante stia parlando di una macchina figa che mi sono comprato, C2 66 matching 327 con tutte le carte in regola, con una meccanica in ordine. Prima cosa che fai, tu fai il giro della carrozzeria, vieni con quella tua bella telecamerina lì. Io ti farei seguire a Pascal, che è più bravo. Pascal. Vai. Sì, guarda Pascal, vieni, tanto non è me che devi prendere, no? Guarda Bob, guarda anche tu con i tuoi occhi, vieni. Ti faccio partire dalle magagne, no? Questa è la macchina bella che il cliente mi dice ce l'hai sul sito, non è possibile che tu devi andare in carrozzeria. Benissimo. Questa è la macchina che è arrivata a te. È la mia sul sito che ti spiego che da riverniciare. Ma ed è la macchina così. Del compratore, quello che ha pensato di fare l'affare della Madonna e che pensava di fare un controllino, ma di non dover andare in carrozzeria. Guarda qua. La vedi? La vedi Pascal? Le vedi le aree? Come si dicono? Le aree? Sì. Vedi? Vedi che il faro non è allineato, vai. Piccole imperfezioni, vai, cammina. Vernice consumata sul bordo, spigoli, vai indietro, vai, cammina. Questa è sempre la macchina figa che di tre quarti vedete perfetta, ragazzi. La stessa telecamera di Pasquale che vi prende i difetti che punto col dito è la stessa telecamera della Totale che vedete perfetta, la famosa Totale di quando l'abbiamo comprata in America. Cazzo, ho visto il video, è perfetta. Oh, l'hanno fatta sotto il sole, anche qua non siamo al buio. Questa è l'officina più illuminata del mondo, ci sono vetri dappertutto. Quindi l'immagine della tre quarti, perfetta che vedi, è la macchina da riverniciare. Guarda qua, questo non è nulla di grave, no? Bob, guarda, però stiamo parlando di una botta che ha spaccato la resina. Quindi in questa macchina perfetta che tu hai comprato in America, Bob, ti ricordi che gli hai mandato l'assegno, hai detto che era bello il video, hai fatto il bonificone, è arrivata, no? Quindi hai aperto il contenitore, dici che bello, adesso la vado a vedere, è tutta da riverniciare. La mia macchina perfetta che ho trattato con due persone questa settimana e mi hanno detto non è possibile, come vedete è da riverniciare. Ora ti smorzo questo dolore da Mauro Valli. Tra questa macchina imperfetta, bella ma imperfetta, e la macchina spettacolare ci sono 10.000 euro di differenza. Perché quindi farla... Non stiamo parlando di una macchina a un punto di non ritorno, ragazzi. Stiamo parlando di una macchina bella, come vi ho detto prima, sana, e se ci spendiamo questo deca in carrozzeria, e qui salteranno fuori un deca al Valli come al solito, ma è il mio amico, 3.000, 4.000, 5.000. Vero, con 3, 4, 5.000... te la faccio splendere, però non stacchi le porte, non stacchi i cofani, non stacchi i vetri, quindi gli dai un'incartata e vernice la macchina. Per farla bene ci vogliono 10.000 euro e tante volte devo litigare col carrozziere perché sfora. Verniciarla bene vuol dire smontare tutto. Quindi abbiamo risolto due cose. Uno, il deca che ti chiedo in più per vederla figa, anche quando vieni, non solo in fotografia sul sito, e ho sfatato il tuo 60.000 dollari, sì. Più l'importazione, più le rotture di palle, più gli imprevisti, e abbiamo aggiunto un deca alla macchina che di tre quarti sembra perfetta, ok? E continua a sembrare perfetta. E continua a sembrare perfetta, perché gli americani sono furbi, ragazzi. No? Gli danno una scoppatina di vernice a tutte le macchine che vogliono venderci e farci credere che sono belle. Mettono, guarda, quelle gomme preziosissime,
che fanno preziosa anche sta macchina, il cerchio rigenerato, tutti i paraurti perfetti, non ha una cromatura, una smagliatura, perché non sono scemo e ho comprato una bella macchina, ma ho comprato una bella macchina da riverniciare, ok? Adesso vi faccio vedere cosa fa il Valli quando fa una perizia di una macchina, no? Quello che è una relazione, perché se tu, Bob, vieni a comprarla da me, cosa mi chiedi? Farai una scheda di com'è a livello meccanico, a livello tecnico. I professionisti ti fanno una perizia scritta e la firmano, e io la firmo a Mauro Valli, quindi faccio tutta una serie di controlli, si chiamano 100 controlli, è un modo di dire, si chiama proprio 100 controlli di stato d'uso, quindi vai a vedere tutti i punti, fotografia, e nella relazione tu amplifichi il problema, fai vedere che questo parabrezza non l'hanno smontato, quando l'hanno verniciata questa crosta non c'era, però una verniciatura fatta male si sborda, capito? Quindi quando io ti vendo una macchina e sono una persona seria, tutte queste cose te le amplifico, quasi da allontanare la tua libidine di macchina figa, no? Quasi ti spengo l'entusiasmo, invece non dovete farvelo spegnere, vi dovete far spegnere l'entusiasmo quando trovate una macchina, adesso andiamo sotto a vedere quanto è sana questa qua, quando la macchina crolla, quando la macchina è marcia, quando la macchina è fusa, quando la macchina è piena di magagne che non sono più riprendibili in termini di spesa e di ricostruzione. Qui stiamo parlando di una macchina da riverniciare, che nella maggior parte dei casi, a tutti i raduni che andate, amici miei, le trovate da così in giù, non da così in su, hai capito? Chiaro. Perché l'utente medio, il compratore medio, non il perfezionista, ce ne sono tanti e li adoro, perché io non esco neanche se c'ho una lampadina bruciata, Bob. Io sono fatto un po' strano, capito? Guardiamo la meccanica, seguimi ancora. Ti stai divertendo da compratore? Io ti sto ascoltando a orecchie così. Perché la fase, questa è la fase più brutta, quella in cui mi stai demolendo. Ti sto demolendo, esatto. Hai capito? Devo ancora fartelo venire l'entusiasmo. Questo discorso che allontana 9 compratori su 10, tranne chi si fida e dice Valli, ma hai finito di rompermi i coglioni, dimmi quanto devo pagare, hai capito? Fammi il totalone, ti do l'acconto e ci vediamo per le fasi dei lavori, come capita nei restauri, no? Perché io mi godo quel tipo di cliente, il cliente che si fida, che dice ma ora è buona, i numeri sono a posto, quando me la tiri fuori è come il tuo Riva, sì, basta, ma io devo, come tu interagisci come il compratore, caro Bob, e con tutti i siti, io devo interagire con tutti i clienti che vengono e pensano di comprare una macchina da 100. Ho reso l'idea? Yes. Allora, il Valli cosa fa? Siamo ancora all'estetica, no? Siamo partiti dalla carrozzeria, dovremmo partire dalla meccanica, però non ci interessa. Una volta controllati il title, i numeri e quant'altro, l'abbiamo comprata. Comincio ad amplificare tutti i difetti, tutte le imperfezioni. Mi faccio delle note, no? Questa è la panoramica che ti faccio. Poi mi avvicino a tutti quelli che, vedi, che nella foto metto anche il cerchione, no? Per farti capire cosa c'è. Quella brutta cosa della V davanti, che non sappiamo ancora se questa macchina la deve avere nera o no. Perché volevo chiedertelo prima. È un richiamo della 454. Okay. Quindi andremo a vedere se nell'opzione del paint di allora il cliente chiese di fare il baffo nero oppure no. In realtà quel baffone nero lo devono avere le Tripower, le 454. Insomma, devi avere una configurazione un po' più, altrimenti tutta azzurra è più bella. Vedi? Ti faccio vedere che hanno sporcato la guarnizione. Uno dice, tu mi fai una relazione così, vuol dire che la macchina non è buona. No, è una macchina perfetta. È una macchina bellissima su cui possiamo fare un restauro meraviglioso. E sto chiaramente amplificando i numeri per farvi capire, non prendeteli alla lettera, mi raccomando, perché questa puntata vuole essere costruttiva, non distruttiva. Per cui non usate quello che dico contro di me, per favore. Andiamo avanti? Ti interessa? Ti piace? Sì. Vedi? Questa cosa che quando vengono a vederla fanno così, guarda che roba! E la Madonna ha preso una botta al paraurti, ha spaccato la vernice. Non sei mai andato addosso un panettone con la tua Audi A6? Cioè, succede anche alle macchine d'epoca, capisci? Però quello non è motivo di non acquisto, perché insieme a tutte le magagne che ti ho fatto vedere, nel famoso Deca dal carrozziere la tiriamo nuova, capito? Quindi stacchiamo i paraurti e cominciamo a verniciare la macchina. Quindi queste amplificate cose brutte, difetti, sono sistemabili tutte nel famoso palloncino di 10.000 al carrozziere. Ok? Vedi che vado persino a farti vedere che la scritta è bella o non è bella. Chiaramente ti faccio vedere anche le cose buone, come i cerchi multispokes rigenerati, con la loro usavano la riga col colore della gomma per identificarla come fanno oggi in Formula 1, Loro in base... Questa riga? Questa è una media, una gialla, okay. Hai capito? Però anche loro avevano la red line, la yellow line, la orange line, la white line, che è quella su strada. Non me l'hai mai detto. Assolutamente. Okay. Sono anche loro misto, medio, hai capito? Soffice, bla bla bla. E
questo è il motore con tutti dei lavoretti appena fatti, vedi? Vedi le fascette nuove, sta roba qua. Te la faccio vedere in un'altra cartella. Eccola qua, questa è sempre lei. Queste sono robe che non vedi. Guarda il radiatore. Tu come fai a sapere se ti hanno messo il radiatore nuovo o no se non lo smonti? Io te lo faccio vedere, perché quello lo butto via e ti metto quello nuovo. E ce l'hai nell'archivio del restauro. Queste cose qui, su una meccanica buona, e io l'ho promossa, l'ho comprata, ragazzi, continuo a dirvi, io l'ho comprata, sta cavolo di Corvette, perché era buona, le chiamo pacchetto sicurezza. Perché quando il motore va bene, il cambio va bene, ti hanno fatto la frizione, ti hanno fatto la testa così con tutti i lavori, che contano solo se li hanno fatti ieri, perché una frizione fatta 10 anni fa è una frizione consumata oggi, questo pacchetto sicurezza, insieme al famoso DECA, di carrozzeria, di lifting, e poi andremo di lifting, c'è, perché se io ti dico che il motore è buono, è in compressione, ti do la scheda della compressione, quindi ti metto nelle condizioni di appurare su una perizia firmata dal sottoscritto, che io non sono un perito del tribunale, ma sono un buon perito, a prescindere da quello che dice il tribunale, perché tu la prima cosa che mi chiedi, dici: Valli, ma posso andare al mare domenica? Posso usare, certo. Posso fare il giro come hai fatto tu con la Colony Park? Se non fai ste robe, no, Non pensare a te che compri la macchina a $60,000 pensando che la mia è cara perché ti ho chiesto di più, che tu prendi e vai in giro per l'Italia come ho fatto io con la Colony Park l'anno scorso. Perché ci sono tutte queste robe qua da fare. La famosa bomba dell'acqua che mi ha lasciato a piedi della Colony Park. Che perché, te l'ha portata col messa, treno al mattino. Perché l'ho messa nuova, capito? Questo è il famoso numero, the casting block number, il numero che deve matchare con il telaio. Per sapere se matcha col telaio o no, c'è un sito o comunque delle tabelle identificative, tu devi capire se hai il motore del 66 oppure no. E qua ce l'hai. Matching number vuol dire che matchano i numeri. Uh-huh. In questo caso non è mai stato rimosso il motore. Cioè, o perlomeno sono stati fatti probabilmente degli interventi. Io ci sono un paio di decenni o tre dietro i quali non ci arrivo, però quando la macchina è nuova per 20 anni funziona, no? Anche le nostre macchine difficilmente vedi il motore per terra prima di quella data, per cui altro dato importante per i collezionisti, perché se tu fai un arresto mod e metti sotto il motore LT1 o LT5 addirittura, allora è un'altra cosa, ma se vuoi la macchina è pura come mamma l'ha fatta, devi guardare queste cose qua. Pompa dei freni, chiaramente, se non vuoi che ti vada vuoto il pedale, motorino ovviamente alternatore. Quante volte mi hai sentito dire sta cosa? Radiatore, pompa acqua, motorino avviamento, alternatore, se non li metti nuovi fai clac col motorino, la batteria non carica, la pompa dell'acqua ti lascia a piedi, la pompa dei freni va vuoto, hai capito? Tutte queste cose dai nostri amici americani non ci sono se non la paghi $120,000 la macchina, hai capito? Perché questa bambola che è meravigliosa col telaio duro, figa da vedere, nella tre quarti te la sposeresti, quindi è sana, comunque non è stata restaurata ieri, e se io te la consegno senza averti fatto questi lavori, tu rimani a piedi al primo giro, Bob, caro Bob e caro cliente che l'ha comprata di là. Mi segui, Bob? Assolutamente sì. Vedi? Questo si chiama tempatrol, è il giunto della ventola. Questo affare qua è... Da noi abbiamo l'elettroventola, loro hanno questo giunto che fa girare a un terzo dei giri del motore la ventola, no? Per non averla sempre in trazione come se fosse un aereo che ruba solo potenza e fa rumore d'aria. Quelle sono cose che si sballano, è attaccato alla pompa dell'acqua. Qui nella foto vedi una bobina della standard, vedi una serie di guarnizioni motore. Prova a non cambiare le guarnizioni del motore, Bob, alla macchina che compri. Già sono io il primo a dirti che le Corvette segnano il territorio, non perdono olio. Tu pensa se non gli fai le guarnizioni vecchie. Non ti dico di 66, quanti anni ha? Facciamo i conti, ne ha come me, no? 55. Non ti dico le guarnizioni del 66, perché chissà quante volte le hanno cambiate, ma se hanno fatto un giro guarnizioni 20 anni fa, ma cosa vuoi che me ne freghi a me se le hai messe 20 anni fa? Quando una macchina diventa vecchia in 10, una macchina nuova in 10 è vecchia, in 15 aiuta, in 20 dice la buttiamo via. Quindi chi se ne frega di guarnizioni di 20 anni su una macchina del 66? Devono essere nuove, devono essere lì, devono essere appena state cambiate. Un paio di calze di 20 anni. Vedi? Qua chiaramente io certifico tutto, sempre nel pacchetto sicurezza. Qua non vedi il telaio come quando rifaccio una Jeep, Bob, no? Perché? Perché non l'ho messa, certo, a telaio. Ma tu hai detto che è buona. Ma il fatto che sia buona, quella bielletta della barra stabilizzatrice è un po' come la guarnizione del coperchio delle valvole. Se l'hai cambiata 20 anni fa, chi se ne frega?
Ho reso di... Vedi quante cose, l'ammortizzatore giallo nuovo dentro, qua, questo è il motore a cui abbiamo aperto per cambiare le guarnizioni, andiamo a cambiare, vedi, gli evaporatori, i martelletti delle valvole, quindi quando ti dicono che il tuo motore è buono, vuol dire che funziona, ma questi lavori fondamentali per l'affidabilità, per la durata, per il non battito delle punterie, per avere una macchina che viene insieme a me a fare il giro d'Italia come ho fatto io con la Colony Park, devi avere queste cose nuove. Non sono i pistoni che ti lasciano a piedi, i pistoni vanno su e giù, ti portano a spasso, il pistone basta che abbia l'80% della compressione e sia lubrificato e ti porta a spasso la macchina. Sono queste le cose, le macchine che svalvolano, le tiche che escono, capito, lo spinterogeno, insomma, vedi i rubinettini di riscaldamento, tutte le fascette. Poi chiaramente il motore quando lo finisce è fatto così, che non è solamente verniciato, ma ti ho fatto vedere che i contenuti nuovi ci sono dentro. Guarda che sorride, prendilo mentre sorride. Io com'è. Capisco perché ti sto ascoltando come se ascolta un professore all'università. Lo vedi? Non riesco a dirti nulla, ma tu mi capisci, no? Sì, io spero che... L'imbarazzo in cui mi stai gettando, perché io da... Perché tu sei il compratore. Che sono qua col grano in tasca e dico, cazzo, ma io queste robe non ci avevo pensato, no? Per cui... Sì, perché nessuno ci pensa. No, perché non le immagini, non le sai. Cioè, prendimi le Bob mentre parla, che voglio dirgli due o tre cose. Le sospetti, ma non... Allora, ti spiego cosa succede nella testa dei compratori. Prima di tutto, quando tu compri un televisore in bianco e nero, che bello che è, lo metto lì, benissimo, lo prendo, lo metti a casa, fai la foto a tutti i tuoi amici, lo metti su Instagram, e lui, che funzioni, che non funzioni, chi se ne frega, è un soprammobile. Quando compri una macchina d'epoca, è bella, è figa, la voglio, la condivido, faccio tutto, ma ti deve portare in giro. Deve girare, deve frenare, non ti deve lasciare a piedi. Cioè, è non un po' è un soprammobile. Non è un soprammobile, hai capito? Però chissà per quale motivo, nessuno vuole capire che una macchina che ha più di 20 anni, 15 sei a rischio, una macchina che ha più di 20 anni non funziona, cazzo. Si rompe tutte le volte che la usi. Il motorino d'epoca, quando vedi, non fai così e va come lo scooter dell'altro giorno. Devi chiamare il tuo amico meccanico, poi tu non lo sai fare, devi... la candela, come quante volte mi dici, cazzo, io me li comprerei, ma poi ho voglia di usarle, fermo da 6 mesi e non sono capace di farlo partire, capito? E allora io dico ai miei amici, ai miei clienti, quelli che mi criticano, perché io, fortunatamente ho tutto il mondo che mi vuole bene, fammelo dire orgogliosamente, ma c'è sempre qualche tarantolato che ha voglia di metterti in cattiva luce dicendo cose scomode, capito? Perché sembra che perché tu vuoi lavorare in un certo regime, quando vuoi dare una certa garanzia a chi compra da te, sia caro. Ma per quale motivo? Caro è un cellulare che da una parte costa 50 euro più che dall'altro. Come fai a dire caro in un contenuto del genere? Ma l'abbiamo aperto il vaso di Pandora per dire cosa c'è nel tuo e cosa c'è nel mio? Io te lo apro. E ti spiego. Hai capito, Bob? Yes. Quindi questo, vedi due motorini, vecchio e nuovo. Quello vecchio, se vuoi, te lo porti a casa. Capisci? Le crociere degli alberi. Chi è che le vede quelle lì? Quelli sono gli snodi dell'albero di trasmissione. Questo è il parolio dell'albero di trasmissione. E questa è la crociera. È presente la chiave a snodo? Quella che usano i meccanici? Bene, quello è lo snodo. Ma tu come fai a vederlo? In un video che hai visto in America, perché la macchina aveva la tre quarti lucida come quella che stiamo vedendo. È figa, guarda, hai visto che bella che è? Ha fatto il video quello lì. Sai chi è quello lì? È uno che in America, hai capito? In America, cazzo me ne frega a me degli americani, sono peggio dei nostri truffatori. Figa, ce n'è uno su 10 sano che vende macchine in ordine. Ma che è uno su 10? Il famoso car dealer, no? Il famoso car dealer, you are a fucking car dealer, ti dicono. Quando ti devono offendere, ti dicono che sei un venditore di macchine. Garanzia, prima curva a destra. Quale garanzia? Neanche nel RAM di 3 anni ti danno la garanzia in America. Poi chiaramente mi diverto nelle chicche. Questi sono tutti i contenuti che questa macchina ha, Bob. Non abbiamo ancora aperto la porta. Manca ancora vedere gli interni. No, torno a dirti che questa macchina l'ho comprata perché è bella come il mondo. Cioè, questa macchina, per quanto mi riguarda, aveva questi lavori da fare, che gli ho eseguito. Adesso è ferma da un paio d'anni perché non ho ancora capito qual è il suo destino. Aveva questi lavori da fare, perdonatemi, mi sono ingarbugliato perché sto dicendo tante cose, e la carrozzeria, appunto. Quindi la differenza tra la macchina imperfetta, bella, perché la tre quarti vi dice sempre che è figa da morire, imperfetta,
e la macchina da piedistallo da portare al concorso d'eleganza ci sono 10-15 mila euro. Quelli che io racconto, appena tu mi dici la voglio venire a vedere, bene, vieni a vederla, ma arrivo da, no, perché io vengo da... Bene, questa è la carrellata di foto, questa è la perizia fatta, queste sono le cose. E tu mi dirai, perché non le fai? Perché potrei portarla fuori prezzo. Perché potrei anche trovare un cliente che fa il carrozziere, che mi dice un deca lo spendo l'anno prossimo, che mi chiede i contenuti meccanici, poi non lo farà mai, e va al raduno così per tutta la vita. Quindi io rischio, con la mia testa di legno perfezionista, di quello che fa tutto, quello che vede, di portarla fuori prezzo per il mercato italiano. In America non andrai mai fuori prezzo, perché lì ci sono tre mondi: brutto, medio, bellissimo. E quelli che le vogliono belle le pagano, sono in tantissimi, 50 stati di milionari che hanno 30 macchine in box, che non è un reato possedere un'automobile. Un paese dove non è un reato possedere un'auto, una macchina o una collezione di macchine d'epoca, come invece lo è qua. Per cui là cade in piedi. Se io fossi in America con la mia officina, questa macchina neanche la proporrei così, per come sono fatto io. Vado direttamente in fascia alta. Qui invece la voto così bene, è così bella, è così sana, è così perfetta in tutto quello che sono i miei requisiti per comprare un'automobile, che la condivisione della messa a punto finale la faccio con te. Quindi ha un prezzo della scatola così come si trova, ready to go, quindi metti in moto e vai, perché ti ho fatto tutti quei bei lavoretti lì per non lasciarti a piedi. E la carrozzeria, qualcuno potrebbe dire, sai che c'è? Mi tengo un deca in tasca e la faccio l'anno prossimo, o magari la rivendo. Sì, sì, faccio un percorso con lei che mi porterà a fare degli interventi con calma, ci può stare. Sotto mi hai detto che la volevi far vedere, no? Sì, la facciamo vedere anche sotto, se ti fa piacere, sì. Sì. Guarda, gli diamo una sventagliata dentro, guarda com'è bella, non manca un pomello, è manuale nata. Non manuale fatta. Queste Corvette, con la storia che siamo a un grandissimo ritorno del cambio manuale, viva Dio, perché alla macchina voglio cambiare io, non deve cambiare lei, per come sono fatto, tirano giù la console, ti rammento che se tu non hai una C2, te la compri nel catalogo dei ricambi, eh? Cioè, tu non hai la macchina, la fai da zero? Ma c'è tutto, questo per dirti, perché ti ho espresso questa cosa, che se non hai la C2 te la compri col catalogo, perché trasformare un'automatica in manuale è così per loro. Compri la console, tiri via la leva del cambio automatico, metti la console 4 marce, trovi tutto, la piastrina 1, 2, 3, 4, il pomello in avorio, trovi tutto. Ma questa è matching, questa è nata con il 4 marce. E questo grande ritorno del 4 marce e di una macchina 327, no, ho dimenticato un particolare, tutti sanno che se tu vuoi correre, vuoi andare a fare le gare d'epoca, non ti devi prendere la 454 o la 427 con il dual quad, perché 70 km con più di 30 gradi c'è l'acqua fuori dal radiatore. Questa ti fa andare dove vuoi, manuale col 327, se vuoi farti una garetta d'epoca e arrivare tra i primi tre, se sei capace di guidare come Franco, non come me, ci arrivi, capito? Io le aggiusto, ma a guidarle sono un po' meno capace del mio amico Bob che è pilota. Però compri un contenuto veramente importante, motivo per il quale l'ho presa e devo ancora decidere il suo destino. Torniamo agli interni, vedi com'è bella? Nei lavori della sua storia li avranno rifatti, no? Sì. Quindi nel caso di questa, ti compri una macchina che non devi smembrare, cosa ho detto prima? Non te la compri perfetta come ti ha fatto credere la foto nel sito, perché io ti spiego tutto quello che abbiamo detto in un'ora di conversazione. Però questa macchina, chi mi dice che non è bella, che non va bene o che quando viene mi recrimina, ma quando io ti ho fatto tutto sto discorso in anticipo su quello che era la chiacchiera, ti dico no, questa macchina, questa, la mia, non quella in America, la mia è solo da riverniciare oggi, perché così come si trova. Ok. E la riverniciatura la decidiamo chiaramente insieme. L'alziamo? Dai, sì. Sotto il vestito niente. Sotto sì. Il vestito niente. E qui troviamo tutte le magagne della macchina super lucida che tu pensavi di aver comprato perfetta. Scusami se insisto su questo concetto, Bob. È il senso di questo. È il senso di questa puntata. Un occhio sveglio, come potrebbe essere il mio, ti dice già che quel tubo tocca la cornice. Vedi che, Bob, o sono scemo o sono onesto, perché sto amplificando i difetti, giusto? Sì. Io questa macchina la devo vendere e ti sto facendo vedere che nel tuo video non ti eri accorto
che la marmitta toccava e che quell'altra era a posto, perché ti scappano, non hai l'occhio di un professionista, non sono robe che ti possono colpire immediatamente, no? Però dai, stiamo parlando di 600 euro di marmitte, però le devi aggiungere i 60.000, eh? Allora Bob, a parte la marmitta, che ti ho fatto notare che è un supporto, è una cavolata, e che queste le faremo nuove, ti faccio vedere perché l'ho presa. Vai. Questo è quello che ti dice se la macchina è buona o no. Una bella calamita e il martello. Tienimela, Tony, lasciamela a me. Vedi? Lo senti che musica? Questa io la chiamo musica, Bob. Questo è quello che ti dice che questa, la sostanza c'è. Questa la senti? Dove la vado a prendere? La senti? Quello è il telaio. Perché ti dico che non devi avere paura tu quando ti dico che da riverniciare? Perché non è marcia. Non l'avrei comprata, non l'avrei messa in vendita tra le mie se fosse marcia come pensi. Ma ci sono Corvette, passa la foto, e abbiamo fatto una puntata, ti ricordi, con la massa verniciata bene col marcio sotto? Con dentro la sabbia nel telaio. Te le ricordi? Questa è una macchina che io ho comprato quando l'ho sentita così, quando l'ho guidata per una settimana, ho detto questa è una macchina delle mie. Questa è una macchina che se non compri tu, perché ti vai a comprare quella finta in America, che potrebbe essere marcia quando vai a fare questo lavoro, perché quello che abbiamo detto fino adesso lo portiamo a Sanremo e cantiamo. Ma quando tu ti trovi il telaio marcio di una macchina da 60.000 che nella tre quarti ti sembrava perfetta, ti trovi una macchina come quella del mio amico, non mi ricordo come si chiama quel ragazzo, l'ha dovuta buttare via. Per cui il Valli, quando le prende, ti fa vedere che non abbiamo niente, né da una parte né dall'altra. Queste sono traverse di carico. Queste sono le traverse che tenevano le sportive insieme negli anni 70, come il pianale oggi. Peccato che il pianale di oggi sia zigato. Quello era ferro. Cazzo, questo era ferro. Questa qui, se fosse una macchina di quelle che prendi in fondo al Mississippi per verniciarla e per inculare l'italiano di turno, perché questo è il verbo da usare, per inculare l'italiano di turno, tu ti trovi la macchina a marcia. Mentre invece il Valli la guarda, la prova, la compra e ti fa tutti quei lavorettini di pulizia prima di dartela sotto come te li fa sopra, no? Quindi tutte queste cosine qua, questo bullone qua nuovo, lo vedi? È una scatola guida nuova, non è un bullone nuovo. Eccolo lì. Quindi lo sterzo non gira, non frena, non va bene. Non va bene la tua, non va bene quella del video che ti sei comprato tu, quella che sembrava figa, che siccome lui era Re Artù nella foresta americana, hai capito? Era un figo della Madonna. Invece t'ha inculato. Io no, io ti faccio vedere tutto prima, ti amplifico i difetti, ti smorzo l'entusiasmo perché la stai comprando col sorriso e ti dico minchia no, ma io credevo che... Ma io non ho bisogno del tuo assegno oggi, io non ho bisogno di portarti via un acconto per litigare dopo. Devi avere tutto chiaro prima e quando mi dai l'assegno me l'hai dato perché sei convinto. E quando la portiamo via da qua, la macchina è una bomba. Hai capito? Con la perizia firmata Mauro Valli. Capito qual è la mia, la mia scuola, la mia idea di pensiero, la mia politica aziendale, la mia voglia di interagire con i miei clienti? Il rapporto che instauri anche. Il rapporto che instauro? Che è fondamentale. La tiriamo giù? Sì. Allora, adesso, guardate cosa faccio. Vedi, lui prende me, ma io prendo lui. Adesso io voglio vedere te. Adesso tu, dopo tutto quello che ti ho detto, mi parli. Ma non perché sei qua tu, però te l'ho già detto all'inizio che probabilmente non l'avrei fatto, no? Un po' più sgamato, forse un po' più nell'ambiente. Nel momento in cui so che c'è da fare questo progetto, voglio assolutamente solo quel tipo di progetto lì. Non voglio nient'altro. Come può essere su questa, come potrebbe essere su un Gran Wagoneer, come potrebbe essere una macchina che ha bisogno di questo tipo di interventi. Perché a conti fatti non c'è paragone. Diciamo che investo 80-100 per avere un prodotto completamente diverso. Hai capito qual è il concetto? Mi sembra talmente chiaro. Comprare, che... poi possiamo dire 60, 50, 30, perché non sappiamo che macchina abbiamo davanti. Certo, certo. Però al di là della cifra che noi andremo a nominare, Bob, cioè deve essere chiaro che la macchina quando l'hai comprata non sai com'è finché non l'hai guidata e non l'hai girata sotto sopra per un anno. Al contrario delle macchine che vanto di darti io, all'interno delle quali il contenuto è chiaro, le macchine che compri al buio, o per la famosa tre quarti che ti spacca gli occhi perché è figa da morire, rischi poi nell'anno dopo l'acquisto di dire cazzo, forse non era questo l'acquisto che volevo fare. Sì, forse non ho fatto l'investimento che volevo fare.
non ti sei neanche divertito, esatto. No? Pensavi di fare l'affare del secolo e forse a quel punto capisci perché una C2 così in America, così, non lei, per le condizioni, una C2 del 66 con questo motore matching, la trovi a 60.000, che è quella che compri tu, la trovi a 90, che è la media, la trovi a 120. Hai capito? Perché, porca miseria, il prezzo da pagare per una macchina perfetta porta la macchina sopra il valore. Ok, che è il motivo per il quale tu ti stai ancora domandando dove vuoi portarla. Hai capito? Poi magari arriva il papà giusto e dice la portiamo là perché è giusto arrivare là. E per le macchine sopra valore, quindi le macchine che hanno un intervento così importante, così strutturale, così rivolto alla perfezione che le porta fuori valore, non significa che non abbia mercato. È semplicemente sopra il valore nominale attribuito dagli esperti dell'automobile d'epoca, no? Noi abbiamo riviste come la Manovella, abbiamo ruote classiche, no? Che si mettono insieme e dicono la 124 Abarth dell'anno Pinco Palla vale così. Benissimo, vale. Ma quando io la rifaccio nuova, perché la voglio più nuova di allora, vado sopra valore. Assolutamente sì. Quindi sono fuori dal valore di mercato di chi si affaccia alla macchina e la vuole comprare stando alla media del mercato, ma becchiamo il cliente che dice la voglio perfetta, a me di quanto costa non interessa. Ma non perché è scemo, semplicemente perché ha una capacità economica di affrontare l'acquisto rivolta alla perfezione che pretende a discapito di pagare l'auto più di quello che è il suo valore. Che lezione, maestro! Bellissima! Bello. Ma ti quadra tutto? Mi quadra assolutamente sì, ci hai chiarito come bisogna affrontare un acquisto di questo tipo. Quindi bisogna avere le unghie fuori con le persone che non conosci, bisogna essere consapevoli di comprare una macchina. Uno può anche desiderare la C2 e dirti io basta che ci arrivo, ma chi ti condanna? Io non condanno il fatto che tu non arrivi ad averla perfetta, perché magari ci arrivi in 10 anni e viva Dio che esistono quelli come te, hai capito? Quelli che hanno così tanta passione che dicono piuttosto che non averla, la tengo con le imperfezioni e me la metto a posto a 2000 alla volta. Certo, le imperfezioni che però siano imperfezioni estetiche leggere, estetiche, che non ci siano delle magagne insormontabili. Ma infatti tengo aperta la finestra per loro con questa macchina, perché non la voglio portare a 85-90 mila euro? Se io la faccio come dico io, devo dirti 90 mila intrattabili. Mi capisci? Quindi mi becco del caro, del ladro, di quello, ma perché non conosci i contenuti di un video che probabilmente non vedrai, quindi non c'è nessuno che te lo spiega, no? A certo. Meno che tu non venga a chiedermelo. Certo. Comunque dai. Fantastico Mauro, è un bel filone questo, io spero di poterne fare altri, se vorrai accompagnarci in questi viaggi è assolutamente didattico, istruttivo e serve a tutti, a chi sì. Vuole... buttarsi in un acquisto di questa vettura, ma anche altri che dicono io no, scelgo quella, me la prendo là, so che mi arriva perfetta, in realtà poi non è mai come non sembra. Non è mai così, io rinomino un altro nome importante, poi passo e chiudo perché sennò vi annoiamo. Si chiama RK Motors, quel ragazzo, il titolare di quell'azienda, ha fatto è un italiano, ha sposato un'americana, ha fatto il brevetto da costruttore con me, lui ha sposato l'americana di Charlotte, è diventato il numero uno in America con un potenziale pazzesco e ha delle macchine bellissime, un catalogo di macchine mozzafiato, ti fa le foto anche nel dettaglio, in alta definizione, ti fa vedere tutto, ma quando arrivano c'hanno sempre qualche cosa da fare anche loro. Figurati una macchina nella media. Certo. Figurati una macchina nella media. Quella del car dealer. Quella del fucking car dealer, you are a fucking car dealer. Ok Mauro, ci vediamo alla you prossima. You want to stall my money, no? Va bene, ragazzi, ballistore.com, oggi mi sono asciugato, devo andare a mangiare. Bene. Va bene, grazie ciao, Mauro. Ciao, ciao. Thank you.